Pa? Buongiorno. Che cosa vuoi oggi? Oggi mi sono svegliato con la voglia di andare a guidare un gregge di pecore. Chi vuol venire con me a guidare un gregge di pecore? Le faccio scappare tutte! Va bene, andiamo. Si parte! Avete sentito bene? In questo video, come vi ho promesso più volte, le mie bimbe guideranno un gregge di pecore. Un piccolo spoiler di com'è andata l'avete già visto, ma quello che è ancora più sorprendente è che Shirley pare abbia ancora un talento innato come cane da pastore. Ma vediamolo insieme. Siamo arrivati nel greppo più remoto. Abbiamo raschiato la macchina già 7 volte. Guarda, ci sono 2 pecore. Benvenuti! Sembra che siamo arrivati. Cerchiamo il signore che ci aiuterà in questa impresa impossibile. Signor Wilson! Prima reazione. Shirley. Dimmi! Quelle sono pecorelle. Vuoi guidare le pecorelle, Liz? Ma veramente preferisco guidare la tua auto. Mary, sai cos'è una pecorella? Sì, è un animale grande tipo Shirley. Shirley, te l'hai già fatta, vero? Com'è stata la tua prima esperienza? Sono fortissima, state un po' a vedere. Ed è proprio vero. Mentre Liz e Mary erano la prima esperienza, per Shirley c'era già stata una piccola esperienza. Ma nessuno si aspettava che sarebbe stata così brava. Ok, siamo a Mercatino Conca e ci troviamo in questo fantastico... Questo fantastico, Francesco? Una fattoria dove faremo fare questa esperienza alle bimbe. Ora prima familiarizziamo noi con l'ambiente, con Francesco, e poi procediamo. Diamo dimostrazione di una pro. Iniziali, bisogna cercare di far cerchiare il cane a destra e a sinistra, l'obiettivo di oggi. Ok. E se riusciamo a fermarlo. Ok? Adesso ti faccio vedere le prime robe che si fanno con i cani su questi qui. Allora, tipo, vai down e fermo, ok? Io dico al cane adesso di andarle a prendere a destra, away. Dio, raga, è incredibile. Che vai down. Cane fermo, le pecore sono con me, ok? Se il cane gira il tondo, vai. Le pecore rimarranno sempre qua con me, ok? Ok. Raga, Margot è una bomber, ma quanto cazzo è forte! Margot sta lì finché non gli dici da un comando. Ah, questo è il comando di destra. Ciao belle! Spettacolo. Ti do una pacca sulla spalla. Dove cazzo andiamo noi con l'Itzler e Shirley? Ok, trovo un Airbnb qui vicino, stiamo qui un mese, mi sa. Bimbe, chi vuole iniziare a fare i giochi con le pecorelle? Io no. Alzi una zampa. Io ho paura. Allora, Shirley no. Chi vuole venire a lavorare? Mamma, vai prima te. Venire lì. Ma vai, perché sempre lavorare. Io? Ferma voi, ferma. Lì, ti ha detto che durerai 2 minuti, vediamo. Stiamo a vedere. Io? Elimino la svelta. Ti faccio vedere io. Esatto, voi conoscete Liz come la più intraprendente e coraggiosa, e questo è vero, ma in questo video la questione sarà un po' diversa e un po' per indole o per sfortuna la situazione qui si ribalta completamente. Cioè, perlomeno quasi. Mary farà tutto un altro sport. Stai facendo scappare le pecore lì. Ma cosa devo fare, scusa? Bravo, guarda lì. Brava Liz, brava! Ma brava per cosa? Vai, le vieni. Vieni verso le pecore, vieni brava. Brava Liz, vieni dietro brava, le pecore. Brava, qui qua. Basta, qua, mi qui, sono qui, stufata. Lì, vieni qua. Di nuovo, dai, ma cosa vai, vuoi vai. Ancora? Vai dalle pecore. Dai, vieni. Vai dalle pecore, lì. Non so se sta capendo quello che fa. Vai, Liz. Vai. Il cane deve imparare per tenerle a noi, a ruotare. Intorno alle pecore, ok? Ok. In pratica se io sono qui il cane deve essere al posto. E qui ragazzi succede una cosa assurda che neanche Francesco, il pastore, si sarebbe mai aspettato e che forse vede molto raramente, che ci ha fatto morire dal ridere, ma mi ha lasciato anche con molto dispiacere. Ve la faccio vedere. Brava. Qui c'è un bel profumino. Vieni qua. Fa sentire. Arbitro, cartellino rosso. Ok, la pecora si è ribellata. Ti ha fatto male, Liz? Fammi uscire. Non fai paura manco per il cazzo. Amore, vieni, dai, vieni qua. Devo ammettere che alla pecora gli dobbiamo dare un bel cartellino giallo. Oh no! E
Va bene, allora mettiamo Liz in panchina. Ok, la scena al rallenti è davvero davvero impressionante, ma vi assicuro che anche vissuta dal vivo è stata abbastanza forte. Oltretutto non me l'aspettavo da una cagnolina con la personalità di Liz, però sicuramente ha pagato l'inesperienza. Posso assicurarvi che però Liz sta benissimo, anzi tanti di voi l'hanno già vista in fiera a Milano poi nel frattempo e potete testimoniare che sta da Dio. Ora ci facciamo un break spensierato con la performance di Mary e poi ci gustiamo la fuoriclasse Shirley. Vabbè, allora prendiamo prima Mary. Shirley la teniamo per il gran finale. Poi daremo anche un voto alle bimbe in base alla loro performance. Tocca a Mary, sono curiosissimo. Abbiamo visto gli errori di Liz. Sì. Devi essere decisa in quello che fai. Va bene. Mary, dobbiamo sì, andare a prendere sì, le pecorelle. Non ho capito cosa vuoi, andiamo, ma va bene, andiamo. Andiamo a giocare con le pecorelle? Vieni, arrabbiati, Mary, arrabbiati, Gohan. Dai, vai, guarda. Vi mangio. Rossa. Sto arrivando, brava, vi Mary, mangio brava. Tutte. Sono un brava, brava, bambino brava. Gigante. Mary, vieni. Cosa vuoi ancora? Mary, le pecore. Dove devo andare? Mary, le pecore, dove sono, Mary? Ma perché dobbiamo inseguire quelle Shirley bianche? Sì, ma io devo fare 3 volte sto lavoro. Vai, che Mary, giocatrice. Si vede che è uno striker. Lui la pecora per lei. Non posso più. Vai, prendile, Mary, dove vanno? Guarda, c'è un biscotto. Salte d'acqua. Quella che vedrai nella prossima take sarà un vero divano. Davvero? No, però Shirley ha già avuto un'esperienza del genere una volta sola, non è la prima volta. Vediamo cosa combina Shirley, che dovrebbe essere la più esperta in materia. Tra l'altro a brevissimo vedrete l'intervista proprio alla pecora che ha avuto questo combattimento con Liz. Sentiamo che cosa avrà da dirci e poi sentiremo anche la versione di Liz, perché è importante avere tutte e due le facce della medaglia. Guardate, Liz ha preso mia sorella e non ci ho mai visto, mi dispiace. Liz, cosa pensi di quello che è successo con la pecora? Quell'incornata micidiale. Io mi stavo solamente annusando la popù e a un certo punto... Ti è venuta addosso come... Come una catapulta! Ed eccoci qui. Ormai rassegnati dal nostro destino di fare la nostra performance da dilettanti, eravamo scoraggiati, quando invece Shirley ha dato il meglio di sé e si è trasformata da divano con le zampe a poltrona motorizzata. Ale, io non so cosa aspettarmi. Shirley, sei pronta? Cioè, abbiamo le pecorelle da badare. Attenzione, Shirley è più attiva. Boh, noi la chiamiamo divano con le zampe. Però se te dici che è più attiva... No, ho visto un pazzo detto. Dobbiamo andare a prendere quelle pecore. No, sono là. Ma no, là. Allora Shirley, ti presento... Stai ferma, eh. Ti presento 4 amiche mie. Che si chiamano? Lina, Tina, Gina e Zinedine. Sei pronta, Shirley? Vieni, dai, arrivo, vieni! Arrivo. Pecore! Dai! Ti mangio! Vai! Brava! Vai, brava! Brava, Shirley, vieni, Shirley! Brava. Ma mi raggiungono! Sono lento! Vai, Shirley, vai! Brava Shirley! Vieni, questi mi prendono. Brava Shirley, brava! Vai! Sì, brava! Brava! Mamma mia, quanto sei forte! Ancora, brava, Shirley. Vai! Brava Shirley! E bravissima Shirley, tempo di verdetti, tiriamo le somme, ma proprio mentre stiamo facendo un recap della prestazione delle 3 bimbe ci viene un'idea. Allora, facciamo un riepilogo di quello che abbiamo visto finora. Quella che dicevi che era da divano è la migliore. Quella che dicevo che era da divano, che per anni abbiamo chiamato il divano con le zampe, era la migliore di gran lunga. Lit, come l'abbiamo vista, la prima? La peggiore. No, non è. Ci aveva provato un pelarino, ma... Mary forse ancora non aveva capito cosa stava facendo. Sei una squadra da Saluste. Presto rinnoveremo la squadra, ve la dico solo così. Butteremo dentro qualcos'altro. Qualcos'altro? C'hai qualcosa da tirare fuori dal cappello? Mary, quella nera, come l'hai vista? Traballante. Quindi se non ci fosse stata Shirley sarebbe stato un disastro. Un disastro. E lei invece, da 1 a 10? Lei ha dato qualche cenno di cosa buona, lei. C'ha ancora dell'istinto dentro. E proprio in questo momento a Francesco viene l'idea geniale, che è la svolta del video, la parte più divertente. State a vedere cosa succede. Facciamo una roba in coppia. Di
Dai. Che lei ha preso l'incornata, così ti giochiamo la carica di lei insieme, che magari si trascina dietro quell'altro. Perfetto. Se è una cosa che si può fare. Mi dà un po' di coraggio, sì. Sono pecore e tu sei la loro predatrice, non sei la loro preda. Non ti faccio salire in macchina. Andiamo io, te e Shirley a fargli il culo, hai capito? Dai, vieni. Nella prossima scena Liz mi ha fatto una tenerezza bestiale. Mi ha fatto ancora più male questa cosa che vedere l'incornata che avete visto all'inizio. Però ho dovuto insistere perché non volevo lasciarla con un trauma. O almeno volevo provare a non lasciarla con un trauma. Vieni. No, no, dai, veramente, fammi andare in macchina, ho mal di pancia, filo. Non si può salire su una macchina chiusa. Oh. Dai, ho mal di pancia, per favore. Liz, ascolta, ti fidi di me? No. Non ti faccio più far male, va bene? Te lo prometto. Sembra okay? La scena del Titanic. Shirley ti aiuta, ok? Vieni con me, dai, ci sono io. Ma che palle, va bene. Liz, un detto diceva: uno viene lanciato in mezzo ai lupi e ne esce capobranco. A te ti stiamo lanciando nelle pecore. Infatti, e ne esci più pecora di tutte. Mamma mia, quanto siete aggressivi. Sembra che hai due pitbull. Yo, bro, ho portato i rinforzi. Adesso non fai più figo, eh. Adesso? Siamo venuti in tre. E se fate arrabbiare prendo anche quella nera. Non so se mi spiego. Shirley! Vai! Shirley! Shirley, ti ricordi? Il lupo, capobranco, questi discorsi. Ma se ne vanno! Con Liz purtroppo non c'è stato più niente da fare, non ha voluto più stare nel recinto con le pecore. E quindi, arma segreta finale, Shirley più Margot, l'istruttrice. C'è Margot, le pecore e Shirley. Cazzati! Arrabbiati! Vai Shirley, incazzati, brava! Arriva Shirley, fa casino! Vai Shirley, vai! Dai Shirley! Brava! Yeah! Io sto bene con Liz, sono più negato di Liz. Sto buon che le pecore non mordono, però mi sbavano. Brava Shirley, vai! Brava Shirley! Brava! E va bene, qui Margot con una semplice posa ci ha ricordato quanto eravamo scarsi e ci ha riportato con i piedi per terra. Sfida finale, immancabile nei nostri video. Visto che non siamo capaci, l'obiettivo di Shirley è, invece che portare le pecore all'interno del recinto, mandarle tutte fuori nel minor tempo possibile. Pecorelle, ho aperto il cancello, qui c'è la libertà. Shirley, vai a liberarle. Vai, dai, dai, vai, vai, mangiale, vai, 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 ancora, brava, ancora. Vieni, pecorelle, due le abbiamo prese. Se ne vanno, attenzione, non incorrere loro. Prendi le altre, prendi le altre. Vai, liberiamo il recinto. Ultima challenge, ultime due pecore. Giusto, vai, 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 vai. Vai, vieni, vai, vai, vai. È il pubblico, il vice video. Ciao, signor Wilson! È stato devastante, forse più per me che per loro, ma ci siamo divertiti un botto. Comunque, come avete visto, siamo molto molto soddisfatti di questa rivelazione che è Shirley. Daremo un voto al coraggio nelle carte di Cards Plus, nelle mie storie Instagram, sulla base di questa esperienza. E al raggiungimento di 2000 like, veniamo a guidare un gregge di 100 pecore, che sono tutte lassù e ci stanno aspettando. Iscrivetevi al canale.